Presidente, io temo che la discussione, forse creata ad hoc sull'elettività o meno, che è stata risolta con quel papocchio, perché qualcuno mi deve anche dire come si fa a presentare un emendamento all'articolo 2 e essersi dimenticato il comma 1 dell'articolo 39, la norma transitoria, dove c'è scritto che i consiglieri regionali eleggono al loro interno i senatori. Questa è la cosa che accadrà la prima volta. Dopodiché ci sarà la legge dello Stato. Ma siccome la legge dello Stato ha una lettura bicamerale e quindi dovrà essere approvato dal Senato, voi pensate che i consiglieri regionali che hanno il potere di elettorato attivo e passivo e si spartiscono tra di loro i senatori faranno mai quella legge? Quella legge lì non la faranno mai e la cosa transitoria durerà per sempre. Quindi agli amici che hanno fatto le resistenze e le battaglie sull'elettività diretta, la battaglia va fatta fino in fondo, perché se no è una totale presa in giro, come del resto può essere riferito a tutto il provvedimento.